Salve a tutti e bentornati in un nuovo episodio della Random Building Challenge Rage Edition, episodio numero 8, con le stesse regole che vedete sullo schermo. Riassunto velocissimo: si usano 6 Pokémon estratti a caso, abbiamo 6 minuti per fare il team e dobbiamo rispettare l'item Klaus, ossia uno strumento diverso per ogni Pokémon, altrimenti non si può fare. Comunque il team di oggi è composto da Gyarados, Zubat, Simpur, Skarmory, Gorebis e Lopunny. Alla faccia di quelli che dicono che come facciamo a sapere se è tutto randomico? Beh, io se non fosse tutto randomico non mi sceglierei di sicuro un team che al primo Pokémon elettro ci distruggono in mille parti, soprattutto Raikou. Per fortuna c'è Lopunny che equilibra un pochino, se non ci fosse stato qualcuno così veloce saremmo proprio fregati. Quindi andiamo a fare questo team. I 6 Pokémon sono stati inseriti e comunque se sentite una differenza nell'audio ne sono contento, perché sto registrando in registrazione stereo, mentre ho sempre registrato in registrazione mono. Quindi stereo fa sentire 2 suoni diversi dalle 2 cuffie, cose del genere. A quanto ho capito dovrebbe sentirsi meglio. Comunque via il timer, un momento, ecco qua che è iniziato il timer. Allora, Lopunny è la nostra musa, quella che ci salva, diciamo, perché sennò sarebbe un po' troppo vulnerabile questa cosa. E comunque gli diamo Limber, sì, è l'unica che può avere un minimo di funzionalità. Gli diamo Fake Out, gli diamo Ritorno, gli diamo Ice Punch. E cos'altro aveva? L'ho usato davvero pochissimo. Ice Jump Kick o Drain Punch. Diamo Ice Jump Kick giusto per potenziale offensivo, perché non è un team equilibrato, non vale la pena puntare troppo sullo stall. E comunque femmina, e lo chiamiamo Tonksia per qualcosa, per un progetto che vi vorrei far vedere, altrimenti questo nickname sarà rimasto per sempre nell'oblio. Poi c'è il nostro Skarmory, che è l'unico a cui possiamo dare il Rocky Helmet, quindi glielo diamo con Sturdy e lo rendiamo il Defogger, perché altri per fare il Defogger non ce ne stanno, anche quello che mette le Stealth Rock, quello che fa Roost e quello che avvelena, perché con la tossina ci potrebbe servire. Difensore fisico. E quindi, secondo fatto, adesso facciamo Zubat, che so già come... No, non so come farlo. Comunque è sempre simple per forza. Gorebis, che gli diamo l'erba, quella che... No, come si chiamava? Gli diamo la Life Orb, magari, a Gorebis. La Life Orb, oppure la diamo a Simpur. Qui c'è un problema, qui c'è un problema. Diamogli il fuoco al nastro, perché gli diamo idratazione... oppure Swift Swim potrebbe servire. E gli diamo Shell Smash. Gli diamo Shell Smash, che può sempre essere utile, con poi Surf. E che altre mosse speciali ha il nostro caro amico? Gelo Raggio, sì, però ci serve qualcosa di coverage. Ci serve qualcosa di coverage, ce l'hai? A quanto pare per niente. A Psico però non gli diamo. Palla Ombra. E gli diamo anche Gelo Raggio. Dovrebbe avere una coverage semi decente. Lo rendiamo veloce, però con molta velocità, altrimenti poi non auspidiamo abbastanza gente. E tra i miei fatti, Simpur per forza, dico proprio per forza, va fatto con il Let con Nastiplot. E per forza con la Life Orb, altrimenti siamo abbastanza fregati. E gli diamo Scald. Gli diamo Introforza Erba, penso di... No, Grass Knot c'ha, perché Introforza Erba? Cosa sto dicendo? No, non fisico, Special... Non so scrivere, maledizione. Perché non so scrivere? Special? Cosa gli possiamo dare? Un Focus Blast, probabilmente. Sì, direi che è la scelta migliore e lo rendiamo veloce. Abbiamo dato abbastanza erba a tutti questi, no? Sì. E poi Zubat e Gyarados. Gyarados, non me ne volete, lo voglio fare particolare. So che non c'entra niente col team, so che si potrebbe fare meglio, ma lo voglio parlare particolare. Con sostituto Tuononda per gestire, diciamo, la velocità avversaria. A questo punto Skarmory però con tossina. Vabbè, sostituto Tuononda, Dragon Tail e protezione. Questo è il difensore speciale Gyarados che mi piace tanto utilizzare. Incassa colpi speciali, incassa bene i colpi fisici, paralizza il nemico, mescola il team. Però a questo punto Skarmory con tossina non so se mi ispira troppo. Vabbè, ci rimane Zubat da fare. Zubat che non ho la minima idea di come farlo. Diciamo che gli diamo la Citrus Berry, perché altrimenti siamo fottuti. E con calmamente, altrimenti non funziona per niente. Non funziona per niente. Stored Power e poi qualcosa per equilibrare il fatto che lo Psico ha uno schifo di coverage. Sarei tentato di Heatwave, poi però ci bloccano tantissimo gli Etran. Mi servirebbe un Focus Blast, ma non lo impara. Un Charge Beam è un po' troppo.
Contro gli Etran però abbiamo un sacco di Pokémon. Un sacco di Pokémon per gestirli. Quindi direi di potergli dare Heat Wave. E no, non lo voglio fisico. Lo voglio prima di tutto con la velocità massimizzata, altrimenti siamo altamente fregati. E poi sì, penso che HP possano andare. Anzi, dato che deve potenziarsi, potrebbe anche andare così bene. Così arriva a 300 di difesa speciale dopo una volta, al posto di arrivare a 210 e 338 di HP. Sono molto indeciso. Sono molto indeciso. Diamogli l'HP, dai. Alla faccia tua. Quindi questo è il nostro team, molto vulnerabile, molto fragile, molto le prendiamo di brutto, in poche parole. C'è Swabat, che è l'improvvisato start-upper con Simple. No, scusa, si raddoppia la difesa speciale. Al posto di avere 338 HP e 280 di difesa speciale per 275 HP e 400 di difesa speciale. 275, 400, 280, 338. Dai, equilibriamo i due partiti. Diamo 300, 299 HP e poi diamo tutto il resto in difesa speciale. Non così tanto perché non abbiamo abbastanza EVs. E quindi questo è il nostro patto di Zubat. E quindi conclusione del timer: Gyarados, difensore speciale, mette Status, fa casino. Zubat fa Calm Mind, fa da Revenge Killer perché non riesce a shottare quasi niente. Simpur, Revenge Killer. Skarmory fa The Fog. Anzi, scusate, facciamo una cosa: possiamo dare Whirlwind? No, dai, meglio di no. Gorebis, Statapper. Quanti startupper ci sono in questo team? E Tonksia, che è, diciamo, l'unico sweeper decente. Quindi questo è il nostro team, andiamo a farci una lotta. E lotta fu contro un team con Tundurus, che era la cosa che non doveva capitarci perché ci sbriciola tutto il team da solo, in poche parole. E comunque lui inizierà molto probabilmente con il suo Garchomp. E vorrà mettere Levitroccia. E io voglio mettere Levitroccia, perché altrimenti siamo fregati. Potrebbe anche iniziare con Klefki, onestamente. Cosa fare? Non ho la più pallida idea. Toxia, possiamo fare fake out e poi gelo pugno? Vediamo con Toxia, perché se ci mette le Levitroccia noi siamo fottuti. Siamo enormemente fottuti. E abbiamo anche difficoltà a levarli. E no, inizia con Klefki. E lui vuole paralizzarci con Klefki. Ma io mica so scemo. Io mica so scemo. Possiamo andare in campo contro Gyarados, magari? No, perché lui è immune a Dragon Tail. Possiamo andare. Ops. Scusate, si alza la barra di sotto. E Klefki, quanto male ci fai, Klefki? Quanto male ci fai? Sì, scusate, per aumentare la risoluzione ho abbassato la parte inferiore, la barra dello start, diciamo. Questo Klefki ci frega alla grande. Ci frega alla grande. Dobbiamo farci paralizzare per forza qualcuno. E se ci vuole paralizzare qualcuno, voglio che sia Simsur. Eccolo là. Adesso lui probabilmente farà uno schermo, piazzerà qualcosa. Se switcha non è estremamente un problema, a meno che non sia su Tundurus. Io vado di Nastiplot e poi gli sparo uno Scald. Gli sparo uno Scald per vedere quanti danni gli faccio e per mettergli pressione se switcha. Perché nessuno del suo team gradisce lo Scald. L'unico che può incassarlo è Sharpedo. Ma Sharpedo, se lo scottiamo, non è più tanto Sharpedo. È più che altro uno squalo che non fa niente ed è inutile. E ritira Klefki, manda Tundurus. La cosa peggiore che potesse capitare. Dovevamo fare Scald subito. Facciamolo adesso Scald, dai. Facciamo adesso Scald. Eccolo là, il Thunderbolt. Ci fa subito vedere quanto danni ci fa con Thunderbolt. Vai, la panni. Fagli un fake out o una jump kick? O direttamente un gelo pugno. Penso che vada su Klefki. Voglio fare una jump kick per fare più danni possibili su Klefki. Non penso rimanga in campo a farsi un fake out sui denti. Ma andresti direttamente su qualcuno che può incassarselo. Ed è Klefki l'unica. Dobbiamo predictare per forza. Eccolo là, Klefki che si prende la jump kick. 58% di danni, signori. E andrà nuovamente di Tuononda. Nuovamente di Tuononda. Ma il fatto che voglio buttarlo giù, sì, per forza. E voglio mandare in campo Skarmory, paralizzarmelo. E no, non voglio mandare in campo Skarmory. Voglio mandare in campo Gorebis. Perché Gyarados potrebbe essere utile in questa lotta. Potrebbe essere molto utile. Vediamo il campo Gorbis. Cioè, in confronto agli altri Pokémon, di sicuro lui qualcosa la fa. È quello che volevo dire, non che è forte in generale. Andiamo di Surf a fare danni su Tundurus se entra in campo. E quella è la nostra speranza, dato che noi abbiamo il Focallastro. E quella è la nostra speranza, unica speranza. Andiamo
Mannaggia, il raffreddore perenne. Lo so, vi siete stancati voi, mi sono stancato pure io. È così il periodo, mi dispiace. Non si può fa a lasciare il canale vuoto per 3 mesi per il raffreddore. Cosa farà? Cosa farà? Anche se, se facessi 4 gettacuscio, non supererei comunque nessuno. Mannaggia, le paralisi, però almeno il focallastro. Quindi qualcosa sono sicuro di colpire. A parte Sharpedo, perché se ci mette Sharpedo ci blocca tantissimo. Cosa farà il nostro avversario, che ci sta mettendo abbastanza? Ci sta mettendo molto. Se la sta prendendo estremamente comoda nella scelta della sua mossa. Quel Klefki ritira, manda in capo lo panni. Ok, si prende il 58% di danni e lui vorrà andare adesso di Fake Out. Andiamo in capo Skarmory. Andiamo in capo Skarmory. Cosa ci fa? Fake Out. Sì, si prende danni all'arbitro Solelmo. E noi finalmente piazziamo gli schifi. Piazziamo le levito roccia. Lui manda in campo Klefki, ma contro Klefki io mando di nuovo Gorebis. Scusate, si sentono rumori di gente che batte chiodi alle tanto di sera. Garchomp. Garchomp interessante. Sarà una variante speciale. Una variante mista. Che vorrà farci una mossa di tipo fuoco? Ci lasciamo fregare così da noi? Ci lasciamo fregare così? No, ci mette le Stealth Rock. Ci mette le Stealth Rock e noi andiamo di Dragon Tail. Andiamo di Dragon Tail. Le Stealth Rock non ci volevano. Potevamo lasciare Skarmory e avvelenarlo e poi defoggare. Ma ero sicuro che avesse una mossa a fuoco. Ero sicuro che avesse una mossa a fuoco. Sperando che non mandi in campo Klefki. Anzi, mandi in campo magari Tundurus. Non lo so, ipotizzo. Si aspetterà una mossa. No, cosa si può aspettare? Dragon Claw non fa niente. Dragon Tail 29%. Love Skin. Entra in campo Tundurus. La cosa peggiore che potesse succedere. Ti sacrifichiamo, Gorebis. Perché senza, come si dice, Gorebis, senza il focallastro non ci serve a nulla. A nulla. Maledizione. Maledizione. E Tonksia, riusciamo a fare abbastanza danni a Klefki? No, per nulla. Ma adesso lui rimane in campo, secondo me. Lui rimane in campo e si fa buttare giù da un ritorno. Non serve fare fake out. Con un ritorno lo buttiamo giù. Ma nel capo Garchomp, che si prende un ritorno dritto sui denti. 47%, ok. Cosa fare adesso? Devo il capo Gyarados, cosa? No. Andiamo su Skarmory. Non voglio andare su Skarmory. Però devo. No, vado di gelo pugno. Chi se ne frega? Chi se ne frega? Ora il fatto è, chi sacrificare nuovamente a quel Klefki? Magari qualcuno che ha un'onda calda e lui non si aspetta che abbia un'onda calda. Però almeno avergli buttato giù un Pokémon è un traguardo per noi, che abbiamo un team così schifoso. Ed era da tanto che non ci capitava un team così schifoso alla Random Building Challenge. Tensione. Tensione. Base di tensione. Chi manda? Chi manda? Quanto ci sta mettendo però lui? Eccolo là, Klefki. Vittima sacrificale, Zubat. Zubat che dopo un calmamente non regge comunque. Un fulmine, tuonda, wow. Molta originalità nella tua scelta. Andiamo di Heatwave, tanto fallisce, lo so. Lo so che fallisce. È scontatissimo. Vabbè, lui manda il capo Sharpedo, giustamente. 20%, scottalo, non lo scotta. Possiamo però mandare il capo Skarmory e fare un defog. Dato che il suo piazzatore di levitroccia non c'è più tra noi, è morto. Ci ha lasciato in cause misteriose, in circostanze misteriose. E comunque, parlando un po', ho notato una cosa brutta che si fa sempre più sentire nelle parti di Bandico Isaac. Il tuk 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 alla fine. Probabilmente dalla 12ª in poi, perché ho registrato fino all'11ª, lo registrerò con il vecchio microfono. E anche i prossimi let's play, fino a quando non avrò un computer nuovo. Perché questione di computer il fatto, altrimenti farebbe tac tac anche qui. E il processore che non riesce a gestire tutto, solo i portatili. E il brutto di avere un portatile. Anzi, se non avessi avuto un portatile non avrei mai potuto aprire il canale YouTube, quindi non avrei mai potuto iniziare a fare video con la capture, perché non avrebbe retta quello vecchio. Però il fisso, sto già iniziando a conservare i soldi, quelli di YouTube, quelli che ricevo, crunch, tanti danni. E sperando non ci faccia tentennare. E quest'estate dovrei riuscire ad avere un computer fisso. E computer fisso vuol dire giochi.
vuol dire gameplay belli, tanti video al giorno. Riscoprire. Sto troppo con il naso tappato. Devo iniziare a prendere qualcosa per questa cosa, perché sta diventando troppo fastidiosa. Troppo fastidiosa. Un altro Rust per quello Sharpedo. E dovrebbe scendere giù. Non tetenare, non tetenare, non tetenare, non tetenare. Entrata palese di Tundurus. Entrata palesissima di Tundurus. Contro cui facciamo Tossina. Nel caso ci volesse trollare. No, non ci vuole trollare. Ora, Klefki. O qualcos'altro. Mandiamo in campo Tonksia. Facciamo il ritorno come al solito. Perché se manda in campo Klefki, poi mandiamo in campo Swoobat. E adesso non ha nessuno che si incassa bene l'Heatwave. Vabbè, ha pochissimo attacco, quindi sì, c'ha molta gente che si incassa bene l'Heatwave. Ritorno, fregato, non sono dato di calcio in volo. E Tundurus se ne va. E sarebbe una gioia se non avessimo perso Skarmory. E non avessimo le Levitorocce che tappano le ali al nostro Gyarados. Perché se manda in campo la sua Tonksia adesso, cosa facciamo? Manda in campo il suo Klefki, contro il quale mandiamo Swoobat. E da cui facciamo un Stored Power, magari. Stored Power. Ma cosa fa questo Klefki? Qual è la sua utilità? Fall Play, aia. Aia. Non so che altro dire. Non so che altro dire. Maledizione. Maledizione. Lo reggiamo un altro? No. Lo spediamo? No. Devo di Rust. Tanto ci colpisce e ci butta giù. E dobbiamo buttarlo giù solo di calci in volo con il nostro Tonksia. Il nostro Tonksia. L'avversario si è gestito malissimo Tundurus. Avrebbe potuto distruggersi se non l'avrebbe sprecato. Se non l'avesse sprecato. No, no, no. Perché dovevo mandare Tonksia? Cosa sto facendo? Cosa sto facendo della mia vita? Beh, a sto punto paralizziamolo. Ci sono pure io che erro. Sbaglio, faccio misclick. Maledicion, come direbbe, non lo so, un francese, come direbbe Yuri. E cosa facciamo? Paralizziamolo, lui ci paralizza, io vado su Tonksia, spero che rimanga paralizzato e lo faccio di calcio in volo. Altrimenti è brutta, è bruttissima. Ho anche un po' di febbre. Me la sono misurata un po' di prima. 37,8. Maledition. Cosa fa? Va di Fall Play. Ci vuole buttare giù. Interessante. Interessante. Adesso però cosa farai? Io vado di Dragon Tail giusto per, nel caso volesse switchare. Ha switchato veramente? Cioè, questa si è rivelata essere una trollata di quelle. Se aspettavo che mandassi il campo, non lo so. Perché ha switchato? Perché? Andiamo di protezione, no? Intanto, cosa farà l'avversario? Paralizzato, non si può muovere, perfetto. Cosa farà adesso? Io non posso switchare perché sennò ci frega. Unica cosa da fare è Dragon Tail, nel caso volesse switchare di nuovo. No, va di Tossina, benissimo. Lui è immune a Dragon Tail, ovviamente, perché è di tipo folletto. Questa lotta non è stata bella come sarebbe potuto essere, ma dato che lui aveva un vantaggio enorme di matchup, non mi sento in colpa. E adesso fa lo stronzo e mette le punte. Fa lo stronzo e mette le punte. Cosa fare? Cosa fare? Protezione, giusto per, nel caso, no, nel caso volesse fare Fall Play. Tanto moriamo comunque. Vabbè, lui piazza le sue punte in allegria. Cioè, in allegra allegria. Quanta vita abbiamo? 2, benissimo. Senza quel 2 di vita avremmo avuto meno danni su Skarmory. Su Skarmory, su Tonksia. È paralizzato e non mette l'ultima fila di punte. Adesso ci servono tante di quelle paralisi e tante di quelle speed tie vinte. Che non avete proprio idea. Possiamo vincere con 0% di possibilità. Ok. Fake out perché sono sempre danni gratuiti. Poi calci in volo, 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 calci in volo. E ancora un altro calcio in volo. Avete capito? Quello ci serve per vincere. Prima di tutto due paralisi di fila che non ce ne abbiamo neanche una. Eccolo là, grazie. Grazie mille. Un altro calcio in volo. Mai più team così, mai più. Baro, non li voglio più. Questi team che muoiono davanti a tutti i Tundurus esistenti. E adesso rimane paralizzato, stronzo, eh. Altro calcio in volo.
riuscirà a colpire? No, crashiamo. E GG all'avversario, andiamo a cercarci un'altra lotta. E eccoci qui, ovviamente, se abbiamo un problema contro dei Pokémon, ci capitano sempre tutti davanti. Rotom, caro mio, ti odio già da adesso. Cosa possiamo fare per iniziare questa lotta? Lui inizierà molto probabilmente con il suo Garchomp, o con il suo Diggersby. Iniziamo, no, con Gorebis, iniziamo con Scarvoli. Eccolo là, quando uno si sbaglia. Però, potremmo provare a fare Shell Smash più Ice Beam. Mentre lui magari inizia a piazzare schifezzuole. Intanto Rotom con il Palombra gli facciamo tanti di quei danni. Oltraggio, ok. Potevo fare direttamente Geloraggio. Magari adesso Scarafado ci frega. Se è Scarafado piango. Devo di Geloraggio, cosa farà l'avversario? Spero che sia bendato magari. No, Focanlastro, vabbè. Abbiamo almeno buttato giù Land Shark al costo del nostro Pokémon. E adesso, come possiamo approfittarne? Mandando il capo Skarmory, mettendo nelle vite roccia. Sì. E così, lui va a capo, mette nelle vite roccia e poi entra in campo Rotom, 100% di sicurezza. 18%, benissimo. Benissimo. Ora il fatto è che quel Rotom, se lo avessimo potuto ospitare, avrei voluto avvelenarlo. C'era più velocità Skarmory come Pokémon proprio. Aumentate la velocità base nella prossima generazione. Però che adesso non manda in campo, non lo so, a Lucia o Diggersby, perché mi vuole dare una possibilità di vittoria. Ma non ci conterei su questa gentilezza avversaria, diciamo. Maledizione, come direbbe Yuri, appunto. Devo metterlo nel titolo, Yuri, per chi non lo sapesse, è un giocatore francese, cioè italiano, trasferito in Francia, che gioca abbastanza alle Premier, VGC, cose del genere. Siamo amiconi. Allora, adesso cosa farà? Andrà di Volswitch. Però se va Volswitch, io faccio Roost sperando di resistere. A meno che non vada di Fuoco Fatuo. Sarei dovuto andare di Tossina. Abbiamo perso la nostra possibilità di vittoria. Andiamo nuovamente di Tossina adesso. Andiamo di Tossina sperando che rimanga in campo a farci idropompa. Conscio del fatto che possiamo fargli ben poco. Devo fare di Fuoco Fatuo. No, di Tossina. Idropompa rimane in campo. Tossina. Ti prego, fallisci. Ti prego, fallisci. Perché mi volete male? Perché questo gioco mi vuole male? Zubat, tu riesci a fartelo un Kill Mind e fare poi Roost? Te lo incassano nel suo volto, dice, perché Toxia non lo butta giù in due colpi. Non la butta mai giù in due colpi. Calmamente. Calmamente, ok. Ho tanta difesa speciale. Sì, lo incassa bene. Il problema adesso è Gardevoir, se vuole mandarlo in campo, soprattutto a Volusia, se c'è ospida. Anzi, è lo Scarf Diggersby il problema. Eccolo là, appunto. Vorrebbe andare di Pietra Taglio, ma io su cosa devo andare? Devo sperare che missis, devo sperare che non sia scarfato. Devo sperare che sia un agility. Guarda che scarf. Eccolo là, ritorno. Non c'era alternativa. Non c'era alternativa. Devo in campo il nostro Toxia. Andiamo in campo il nostro Toxia, che almeno si mega evolve e ospita un po' di gente. E quel Rotom lo blocca una volta, gli può fare Fuoco Fatuo, però c'è poco da fare, dato che... Vabbè, adesso lo ospitiamo. No, non lo ospitiamo di sicuro. Possiamo andare in campo Gyarados e fare Dragon Tail. Contiamo sul fatto che abbia Intimidate e facciamo Dragon Tail come se non ci fosse un domani. Eccolo là, 47%. E sperando che... Allora, adesso, aspettando che mi sia mossa acqua, dovrebbe andare su Rotom. Se va su Rotom sono contento, perché poi c'è più sweep potential per Toxia. E quel Bugs Bunny, in un colpo, non penso ci butti giù Toxia. Cioè, un minimo di resistenza ce l'avrà un Toxia. C'ha 60.000 iscritti. Vuoi che non resista a Bugs Bunny? Sono esterrefatto dalla sfiga che questo gioco ti può portare. Manda in campo qualcuno di scarso. Eccolo là.
Adesso vuoi vedere come fa un bel pietrataglio? Io lo frego andando su Toxie, incassando il pietrataglio e poi... No, va di ritorno. Va di ritorno perché mi butta giù anche con... Io l'avevo annullata quella mossa. L'avevo annullata quella mossa. L'avevo annullata quella mossa. L'avevo annullata quella mossa. Sono esterrefatto. Questa partita finirà in depressione. Eccolo là, Gengar, io fake out, ok. Gengar che non c'ha sfida e che col ritorno va KO. Quindi sacrificio? Probabile. Probabile per non farsi prendere troppi danni su Diggersby. Però per Diggersby, sì, Diggersby, cosa sto dicendo? Io sacrificherei volentieri il mio Simpur per mandare in campo Gyarados. Con la vita bella e buttarlo giù con un Dragon Tail. Ok. Meno 2. 3 a 4. Perché c'è gente che... C'è gente che urla. Vabbè, Bugs Bunny, appunto. Sacrifichiamo Simpur. E poi andiamo di tuo onda. Perché potrebbe andare su Gardevoir. Il birbantello. Anzi, andiamo di sostituto, magari. U-turn. Ci ha fregati. Ci ha fregati alla grande. Vediamo su chi va. Perché se va su Aulucia è l'unica scelta. Ok, bravo, il nostro avversario ha fatto una buona scelta. Però bisogna vedere se vuole fare danza spada, vuole esagerare, diciamo. Sostituto. Vita persa random, se dal mio punto di vista, a meno che lui non voglia attivare la sua abilità che aumenta la velocità per ospitare Tonksia prima di buttarci giù. Perché così, perché si mangia la bacca sotto il 50% di vita. Raddoppia la velocità e poi outspeed al mondo, diventa il Pokémon più veloce del metagame, a più 2. E per questo Aulucia è forte, è il più veloce. E poi dopo un danza spada, più 2 in attacco, più 2 in velocità, chi lo riprende più? Dato che ha anche una bella coverage, e lotta volante. In pochi la gestiscono bene. Eccolo là, avevo ragione. Eccolo la Citrus Berry. E adesso se ci vuole fare un Jump Kick missato magari. Sì, spero faccia un high jump kick missato. Così potremmo equiparare l'Axe precedente alla partita. No, va di acrobazia. Bravo. Bravo. Però adesso noi mandiamo in campo il nostro Gyarados. E gli spariamo un bel Dragon Tail, levandogli il bonus per sempre. Por sempre. Se non avessimo mandato in campo Tonksia per errore contro quel Diggersby, avremmo avuto le nostre possibilità. Oppure vado di tua onda. O vado di sostituto. Per vedere cosa fa. Per vedere cosa fa. Così magari se va su Rotom poi vado di Dragon Tail. Acrobatics. Ok, vado di Acrobatics. Sostituto attivato. Adesso. Protezione per recuperare un minimo di vita. Magari riusciamo ad avere l'occasione per recuperare un minimo contro Gardevoir. Non lo so. Vedremo. Visto che abbiamo molta resistenza speciale, questo Gyarados è forte. Non siamo riusciti a metterlo ad uso perché il team fa schifo. Questo succede nel random building challenge. No, ma visto, ma fai i Pokémon li scegli tu quelli in metto. No, non ne perdo due di fila così se scegliessi io i Pokémon. Le vincerei tutte se li scegliessi io. Vabbè, non tutte, ma molte. Metterei sempre Thundurus. Maledizione. Come direbbe. Ah, vabbè, basta. Ho rotto un po' le scatole con questi riferimenti a gente che neanche conoscete. Ah, cosa farà il nostro avversario? Però stanno iniziando a stare proprio sulle scatole le serie su Showdown. Vi spiego perché. Perché a fare il commentary mentre la gente ci mette anni e anni per scegliere, scoccia. Scoccia tantissimo. Non avete neanche idea di quanto scoccia. Quindi probabilmente diremo addio un po' a Showdown appena arriveremo a un paio di episodi della Random Building Challenge. Appena finirà la Ladderlock. Eccolo là, Rotom. Onnipresente. Cosa farà? Io vado di protezione, giusto per essere fastidioso, diciamo. Essere molto fastidioso. Cosa farà lui? Volt Switch, ovviamente, che ci butta giù 100% di sicurezza. Noi andiamo di sostituto, anche se non lo sfidiamo. Magari un minimo velocità. Chi lo può dire? Chi lo può dire? Magari è così. Sì, vuol dire che torneranno le wifi probabilmente. Dopo gli esami. Ok,
oppure che non porterò più Pokémon e porterò soltanto altri gameplay fino a quando non finisco gli esami. Chissà, anche questo è fattibile. Non è più solo un canale di Pokémon, mi dispiace ai Pokénazzi che hanno già detto, si sono già incazzati davanti al primo video di Isaac dicendo che il gioco faceva schifo se, a 2 minuti dalla pubblicazione del video, eh? Cioè, quindi non l'avevano neanche visto. Vabbè, Tonksia che va di fake out. E Diggersby che ci distrugge. Vabbè, sono state combattute, abbiamo fatto quel che potevamo e vi ringrazio per la visione. Non vi invito a mettere mi piace perché ne abbiamo perse di due, non vi invito ad iscrivervi, non vi invito a fare niente. E non diamo un tocco di vista a nulla perché non siamo riusciti a tirare fuori nulla di buono da questo team. Cioè sì, abbiamo tirato fuori un po' di Pokémon agli avversari, ma non siamo riusciti a far brillare nessuno dei membri di questo team. Aia. Aia, che si alza sempre la barra. Sì, ve la faccio vedere. Barra dello start. Con la cartella, Gimp, sistema, showdown, musica. Cos'era questo? Capture card, Camtasia, calcolatrice, Sacred Builder, che non so perché sta qua. Ce l'ho lasciato là. E registrazione in corso. Quindi questo è tutto, vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento ad un prossimo video, non episodio in cui cercheremo di fare un team un po' più serio.